Che cos'è la pressione del sangue e cosa succede quando è troppo alta? Quando parliamo di pressione ci riferiamo alla forza con cui il cuore spinge il sangue nelle arterie per farlo circolare in tutto il corpo. Quando misuriamo la pressione abbiamo due valori, la massima sistolica e la minima diastolica, e il loro valore ideale, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, non dovrebbe superare i 140-90. Con questo video vediamo perché è importante tenere questi valori sotto controllo, oltre a cosa fare e quali alimenti scegliere in caso di ipertensione. Ciao e bentornato! Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e creatrice di Well Delight, e in questo canale ti parlo del mio approccio all'alimentazione, in particolare chetogenica, detox e low carb, e di strumenti e strategie che ti aiutano a tornare in forma e ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se tutto questo ti interessa, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Quindi, perché è così importante tenere sotto controllo la pressione del sangue? Perché l'ipertensione è una malattia praticamente senza sintomi e solo in rari casi, se si arriva ad una crisi ipertensiva, si possono verificare mal di testa, disturbi visivi o sanguinamento dal naso. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia, ci sono 15 milioni di cittadini che soffrono di ipertensione e solo la metà ne ha conoscenza. Se la pressione è troppo bassa, il sangue non ha la forza per ossigenare correttamente ogni parte del corpo. Se invece è troppo alta, si può verificare una rottura dei vasi sanguigni e questo può favorire alcune malattie come quelle cardiache, ictus, infarti e aneurismi. Adesso capiamo meglio perché si arriva ad un aumento della pressione. Raramente può essere colpa di una malattia già presente, come diabete, malattie renali o ipotiroidismo. In questo caso si parla di ipertensione secondaria. Più spesso invece si tratta di un insieme di cause di uno stile di vita poco sano che causano la cosiddetta ipertensione primaria. Ci sono poi alcuni fattori che aumentano il rischio di soffrire di pressione alta, e i più comuni sono l'età, perché l'ipertensione è più comune nelle persone di età superiore ai 60 anni, oppure l'etnia o il sesso, perché secondo alcuni studi i maschi hanno un rischio maggiore di sviluppare ipertensione rispetto alle femmine. Per il trattamento dei pazienti ipertesi che non presentano fattori di rischio aggiuntivo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha fornito delle linee guida da seguire. La prima è svolgere esercizio fisico regolare. Gli esperti suggeriscono di praticare un'attività aerobica leggera per almeno 150 minuti alla settimana. Quindi questo vuol dire allenarti anche solo 30 minuti al giorno per 5 giorni per mantenere un buono stato di salute. Tra le attività raccomandate ci sono il nuoto, il ciclismo, ma anche la camminata o la corsa. È importante anche ridurre lo stress. Una lunga passeggiata, praticare yoga o fare meditazione possono aiutarti a controllare i livelli di stress, influendo positivamente sull'ipertensione. E ancora, gli esperti suggeriscono di eliminare sigarette e alcol, che anche in misura moderata sono tra i fattori di rischio per l'aumento della pressione sanguigna. Il quarto suggerimento è poi quello di ridurre il consumo di sale. Non solo quello che aggiunge ai cibi quando cucini, ma anche quello che è già presente negli alimenti processati che compri, come ad esempio i salumi che ne contengono tanto e andrebbero evitati. Infine, adottare una dieta più sana. Ridurre i chili di troppo aiuta il cuore a pompare più facilmente il sangue nelle arterie perché deve esercitare meno pressione per permettergli di circolare correttamente nell'organismo. Una dieta sana è fondamentale per i soggetti ipertesi e le ricerche dimostrano che l'inclusione di alcuni alimenti, in particolare quelli ricchi di nutrienti come potassio e magnesio, riduce i livelli di pressione sanguigna. Scopriamo ora insieme quali sono i 12 superalimenti che ti possono aiutare a mantenere stabile la pressione. In primo luogo, gli agrumi. Pompelmi, arance e limoni sono ricchi di vitamine e minerali che aiutano a mantenere il cuore sano, riducendo i fattori di rischio di malattie cardiache come l'ipertensione. Uno studio di 5 mesi che ha coinvolto 101 donne giapponesi ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di succo di limone associata alla camminata ha avuto potenti effetti ipotensivi, probabilmente grazie all'acido citrico e al contenuto di flavonoidi dei limoni. Salmone e altri pesci grassi poi sono un'ottima fonte di grassi omega-3 che aiutano a ridurre i livelli di pressione sanguigna riducendo l'infiammazione. E ancora la bietola, che è una verdura a foglia verde ricca di potassio e magnesio, due nutrienti che regolano la pressione sanguigna. I semi di zucca poi, oltre a contenere magnesio e potassio, sono una buona fonte di arginina che aiuta il rilassamento dei vasi sanguigni e quindi la riduzione della pressione. Fagioli e lenticchie sono ricchi di sostanze nutritive come fibre, magnesio e potassio.
E poi mirtilli, lampone e fragole e tutti i frutti di bosco in genere sono una ricca fonte di antiossidanti, tra cui gli antociani. Questi aumentano i livelli di ossido nitrico nel sangue e riducono la produzione di molecole che limitano i vasi sanguigni e quindi sono un ottimo supporto per la pressione. I pistacchi poi sono ricchi di una serie di nutrienti, come il potassio, che sono essenziali per la regolazione della pressione. Alcuni studi hanno dimostrato che, fra tutta la frutta a guscio, l'assunzione di pistacchi ha avuto l'effetto maggiore sulla riduzione della pressione sia sistolica che diastolica. Le carote poi sono ricche di composti che aiutano a rilassare i vasi sanguigni e a ridurre le infiammazioni e quindi anche a ridurre la pressione. Allo stesso modo i pomodori sono ricchi di molte sostanze nutritive associate ad effetti benefici sulla salute del cuore, come ad esempio potassio e licopene. E ancora, i broccoli, che sono ricchi di antiossidanti flavonoidi che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, migliorando la funzione dei vasi e aumentando i livelli di ossido nitrico nel corpo. Gli spinaci poi sono ricchi di nitrati e anche di antiossidanti, potassio, calcio e magnesio e quindi sono una scelta ideale per le persone con pressione alta. Infine ci sono erbe e spezie, ad esempio coriandolo, zafferano, citronella, cumino nero, ginseng, cannella e cardamomo hanno dimostrato di avere un potenziale per l'abbassamento della pressione sanguigna. Se stai cercando un metodo alimentare completo che ti aiuti anche a combattere la pressione alta, puoi provare la dieta chetogenica. Anche la SIA, la Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, la suggerisce come dieta adatta a soggetti ipertesi e obesi perché, come sottolineano, da un lato riduce il senso di fame, mentre dall'altro induce quella riattivazione metabolica che porta ad una forte e rapida riduzione dell'insulino resistenza, che è un noto fattore di rischio per lo sviluppo di ipertensione arteriosa. Che tu scelga di integrare solo alcuni elementi o di iniziare a seguire una nuova dieta, ricorda che ci sono piccoli accorgimenti che puoi mettere in pratica fin da domani per migliorare notevolmente il tuo stato di benessere. A volte non si tratta solo di perdere peso o di piacersi allo specchio, è una questione che riguarda il tuo cuore e tutto il tuo organismo che ti permetterà di goderti un futuro che meriti. Se vuoi conoscere meglio l'alimentazione chetogenica, puoi scaricare il mio menu settimanale di esempio che trovi cliccando qui oppure al link in descrizione. Questo ti fornirà le prime informazioni di base per iniziare a muoverti all'interno di questo stile alimentare. Ma come dico sempre, prima di apportare qualsiasi variazione al tuo stile alimentare o di vita, consultati con il tuo medico. Io spero che questo video ti sia stato utile e se così è stato, fammelo sapere con un like o scrivendomi quello che pensi con un commento. Ciao e ci vediamo al prossimo video!